Dovete fare una abilità modalità passiva. Una volta fatto, voi dovete entrare. Questo è un glitch, ragazzi, che è una figata, perché fino a che funziona, ovviamente, perché vi fa fare 10.000 dollari tutte le volte che lo fate, che è una missione veloce. Allora, come vedete, non c'è il puntino blu, ovvero del tizio da buttare fuori, no? Basta scendere, arrivare nella zona ballo. Vediamo che il piantagrane ci appare. Eccolo là. Ci abbiamo un piantagrane da buttare fuori dal locale. In questo caso, lo schifoso laggiù. Ok, come vedete ci appare questo maledetto schifoso. Vediamo se riesco a passare di qua. Mi fate passare, grazie. Ok, siamo passati. Siamo quasi passati. Ok, andiamo qua giù. Cioè, sono un piantagrane ai bagni, a fare il guardone, a dar fastidio a tutti. E noi lo prendiamo, non è questo, è questo qua, schifoso. Quindi noi lo prendiamo e lo buttiamo fuori, ok? In questo momento, buttandolo fuori, noi abbiamo guadagnato 10.000 dollari immediatamente, ma soprattutto, che cosa abbiamo fatto? Popolarità del club a massimo. Quindi non abbiamo bisogno di fare la missione. Frank, ma però prima o poi la missione riscende la popolarità e dovremo fare nuovamente la missione. No, perché guardate, ragazzi, basta uscire. Rientrare immediatamente. Avete visto? Ora c'avevo zero. Guardate là, 125.000. Vabbè, guarda, sono soldi che ho io. Però, come vedete, rientrate direttamente. Di regola, quando trovate il tizio da buttare fuori dal nightclub, è una figata, perché prendendolo, buttandolo fuori in un secondo, vi fa una missione intera di un nightclub. Come vedete, non c'è il pallino blu, guardate. Basta arrivare nella zona ballo. Il pallino blu nuovamente riappare, eccolo lì, un'altra volta ce l'abbiamo. Andiamo a rintracciare un'altra volta, sembra ancora nei bagni. Andiamo a prendere. Sto perdendo tanto tempo, ragazzi, non credo, eh? Guardate, 3 secondi abbiamo fatto nuovamente questa missione. Lo riprendiamo e lo ributtiamo fuori. E guardate in alto cosa viene scritto di nuovo, non l'avete notato prima. Guardate bene. Più altre 10.000, ok? E il mio nightclub è ancora cresciuto la popolarità, quindi quella ormai è al massimo, quindi è chiaro, mi arrivano i soldi di continuo in questo nightclub. Però quello che è importante, ragazzi, è che facendo questo non dovete mai più fare le vostre missioni. Quando vi dirà che la popolarità, magari siete in giro a fare altre cose, quando la popolarità del vostro club si abbassa, venite qua, vi mettete in passiva e fate questa roba qua. Poi vi mancano 30.000 dollari, fate questa cosa per 3 volte, ora. Piccolo esempio per come la sto facendo io. La rifate per 3 volte e ecco fatto che vi fate subito 30.000 dollari. Uno sta qui fisso e si va a fare un botto di soldi. Però non è tanto per il denaro, secondo me vabbè, già per il denaro è una figata perché Hey boss. vi fate dei soldi continuamente facendo questo step. Sono 10.000. Sapete, per fare 10.000, ragazzi, a volte bisogna accompagnare le persone chissà dove. Ora in questo caso ce l'ho anche qui più vicino, guardate, eccolo qua. Altri 10.000 easy così. Boom, missione fatta. È come vendere un'auto da 9.500 3 volte, ma bella quota 10.000 addirittura. Altri 10.000. Quindi, ragazzi, questo è un passaggio da fare continuamente. Vi fate i soldi continuamente, ma soprattutto, come ho detto, vi serve per evitare le missioni che sono noiose del nightclub. Sono sempre le solite e dopo un po' vi annoiate a farle per ripigliare un po' di popolarità. Quindi fatevi questo, in 3 secondi avrete il nightclub al massimo, un botto di soldi e tutt'altro. Ok? Grazie a tutti per essere stati qui con noi, ragazzi, ci vediamo alla prossima. Da Frank Mazzola è tutto, a subito.